Giuseppe, tu hai iniziato la tua carriera da professionista con il Milan. Come descrivi quella esperienza? Beh, è un'esperienza importante perché mi ha formato come giocatore, andando via di casa molto giovane, avevo solo 13 anni, quindi poi attraverso il sacrificio, attraverso il lavoro nei settori giovanili e anche avendo avuto la fortuna di aver incontrato allenatori che mi hanno fatto crescere. Ho esordito in Serie A con il Milan a 17 anni e poi insomma, c'è stata la mia carriera abbastanza lunga e soddisfacente. Quindi all'insegna di tutto c'è grande sacrificio, grande volontà e soprattutto quello che è l'essenza della riuscita di ognuno di noi è la passione nel fare le cose. 7 stagioni nella Serie A, ma è uno stile di vita, quanto è difficile? Beh, è difficilissimo, poi perché il gioco del calcio è molto difficile, quindi forse per questo che è il gioco più bello, no? E riuscire ad arrivare ad alti livelli significa insomma far parte di quella cerchia di persone che sono riusciti, grazie alle loro potenzialità, alla loro dedizione, a realizzare un sogno importante, no? Come questi ragazzi, no? Questi, tutti hanno il sogno nel cassetto un domani di diventare dei grandi giocatori. Non basta questo, e poi però se uno riesce a realizzare questo sogno, insomma, è grande soddisfazione. Con il Napoli hai vinto anche la Supercoppa, come descrive quella soddisfazione? Beh, guarda, io sono stato, tra virgolette, un giocatore fortunato, perché nei miei anni io ho iniziato a giocare al calcio, di fronte ho avuto il primo, diciamo, straniero importante, era a fine carriera, si chiamava Pelé, non so se conosci questo nome. E ho chiuso la mia carriera con il più grande di tutti, che è Diego Armando Maradona. Quindi ti lascio immaginare quale soddisfazione ho dentro i miei sentimenti e la fortuna di aver così fatto parte di un calcio importante dove c'erano grandissimi, grandissimi campioni. Poi sei diventato allenatore, abbiamo visto qui con questi giovani ragazzi. Qual è il tuo messaggio ai ragazzi giovani? Ma di solito il messaggio è sempre quello che noi adulti dovremmo cercare di migliorare le cose per fare in modo che chi viene dopo di noi trovi un mondo migliore. Questo però, oltre che a dirlo, bisogna prepararsi, bisogna, se si vuole allenare, bisogna continuare ad essere curiosi di questo mestiere così difficile e così particolare. Quindi l'allenatore, visto che trasmette, deve avere nel suo bagaglio tantissime abilità da poter insegnare ai ragazzi, in modo che loro possano poi, no, fare tesoro degli insegnamenti e aiutarli a una vita migliore, perché se riesci da allenatore a formarli sotto tutti gli aspetti e farli diventare un domani dei giocatori, è una grande soddisfazione, ma soprattutto hai fatto un qualcosa che tende a migliorare il nostro mondo. You started through the giovanile of Inter. How important were those first steps? So I was a player. I used to play in Lazio, in my city, and then I play as a football player, football professional, in Salernitana, Juventus, and Casertana. And then after this experience, I became a coach in an academy, AC Milan, in Damascus. 2 years in Syria, 3 years in Kuwait, and then with the Sydney Milan Academy with Andrea Icardi. And now I'm coaching Roma. We have a centro tecnico for AC Milan in Roma. You mentioned a number of countries. How difficult is it to change from team to another with a different, I believe, lifestyle too? I think that football and music are universal. So I never saw difference between the countries. Even I have experience in Latin America and in other country, the football is the key for everyone to stay together. And when you love football, I think there is only one language. And for me to be now in Malta is a pleasure, because I see in this environment a lot of passion, a lot of commitment, and the people are really ready to grow up for football. And this is very important. This country, this my experience, I saw people that want to improve in football, and I saw passion for football. What is your message to these young ones over here? The key is the same, commitment and passion. You have to play every day, do your best, and you have to be every day ready to understand new things. And this is the key to improve it, to become the best one.